Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di libri brevi che quindi all'incirca contano meno di 150 pagine, ma non per questo meno validi dei mattonazzi, che rimangono le mie letture preferite perché le trovo le più immersive, le più coinvolgenti in assoluto, ma anche i libri brevi riservano delle gioie. Prima di cominciare a parlarvi però dei miei consigli, vi ricordo innanzitutto che ho già girato un video dedicato a 5 libri brevi che vi lascio linkato nelle schede, nel box informazione, nel caso lo siate perso e vogliate recuperarlo. E in secondo luogo che se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenere il canale, potete farlo semplicemente iscrivendovi, commentando, mi piacciando e condividendo i miei video. Se poi volete o potete fare qualcosa di più, avete a disposizione la mia pagina Ko-fi per offrirmi un simbolico tè tramite PayPal, il mio link di affiliazione Amazon e la wishlist di Amazon per fare un regalo al canale. Ma in generale io vi ringrazio semplicemente per sopportare tutti i miei sproloqui qui su YouTube e altrove. Infatti mi trovate anche su Instagram e da poco anche su TikTok. Vi lascio il link qui sotto nel box informazioni. Bene, cominciamo con questa carrellata di letture flash, se così vogliamo chiamarle, e partiamo da un romanzo che all'epoca dell'uscita fece piuttosto scalpore, se ne parlò molto, ne è stato tratto anche un film che io però non ho ancora recuperato, ma ultimamente non è poi così citato, quindi insomma secondo me vale la pena di recuperarlo, ed è Il fondamentalista riluttante di Moshin Hamid, che come vedete è una lettura molto molto breve. È un romanzo molto particolare per il modo in cui è narrato. Infatti lo stile di scrittura non è uno dei miei preferiti, se devo dire la verità. È uno stile molto asciutto, molto schematico, in stile americano, se vogliamo, di letteratura americana contemporanea. Però il racconto è particolare perché ha una cornice, se così vogliamo, in cui il protagonista racconta a un diffidente turista americano che si trova in Pakistan la sua storia. Lui è il fondamentalista riluttante del titolo. Il protagonista, infatti, è un ragazzo pakistano che si è trasferito negli Stati Uniti per studiare, si è laureato in un prestigioso college americano e ha trovato lavoro in un'azienda importante negli Stati Uniti e si è innamorato di una ragazza americana. Viene infatti definito qua nella quarta di copertina un giannizzero dell'impero americano, perché per chi non lo sapesse, i giannizzeri al tempo dell'impero turco-ottomano erano una legione scelta del militare dell'impero, era la guardia dell'imperatore, che però veniva esclusivamente reclutata tra i popoli soggetti all'imperatore. Dunque, questi bambini, questi ragazzini provenivano da altre culture diverse da quella turca, venivano però allevati tutti insieme, venivano educati, convertiti all'Islam e diventavano i più fedeli servitori dell'imperatore. E in questo senso anche il protagonista è così, perché lui viene da una cultura completamente diversa, ma si fa completamente assorbire in qualche modo dalla cultura americana, dal mondo statunitense. Tuttavia, le cose cambiano nel momento in cui avviene l'attentato alle Torri Gemelle, che sconvolge profondamente gli Stati Uniti, ma in realtà tutto il mondo, e soprattutto cambia completamente il modo in cui l'Occidente percepisce l'Oriente. In realtà, la percezione dell'Oriente da parte dell'Occidente è sempre stata particolare e lo si riscontra spesso in letteratura. Il personaggio orientale è spesso percepito come un nemico, come una minaccia, come qualcosa di brutale, di diverso. Lo vediamo ad esempio anche in Dracula, per fare un esempio. Dracula rappresenta proprio l'Oriente che arriva a invadere l'Occidente in qualche modo, ma sto divagando.
Ma questa percezione è a maggior ragione rafforzata dopo l'attentato delle Torri Gemelle e il protagonista vede mutare completamente il modo in cui viene percepito dagli altri, il modo in cui la società americana si rapporta verso di lui da quel momento in avanti. Cresce la diffidenza, la paura, il razzismo e la discriminazione. E quindi, suo malgrado, il protagonista è costretto a diventare un fondamentalista, ovvero a farsi difensore di quell'Oriente che fino a quel momento non aveva percepito con così grande importanza, ma nel momento in cui, ecco, le sue origini vengono percepite come una minaccia, lui diviene in qualche modo il difensore. Ed è proprio in questa ottica che racconta tutta la sua storia all'ignaro, un po' impietato turista americano. Infatti, tutta la vicenda è riportata in seconda persona singolare, perché appunto noi abbiamo il lungo monologo del protagonista che racconta la sua storia. Romanzo breve, ma non per questo superficiale, anzi affronta tante tematiche molto molto interessanti legate alla migrazione, legate appunto al rapporto tra Oriente e Occidente, legate all'imperialismo statunitense e analizza e ridicolizza tutti i pregiudizi che noi occidentali ci portiamo dietro appunto sull'Occidente. Molto molto interessante, consigliatissimo. Cambiamo completamente genere e passiamo ad una distopia che io ho letto l'anno scorso, l'ho amata tantissimo, è finita tra le mie letture preferite dell'anno. Purtroppo non lo possiedo in cartaceo, ma sto aspettando una qualche offerta, promozione o di trovarlo usato per recuperarlo. E sto parlando di Sirene di Laura Pugno, veramente un titolo originalissimo all'interno della produzione italiana. Ne avrete già sentito parlare, ma vale la pena di parlarne di nuovo perché è veramente un romanzo, anche in questo caso molto breve, ma di grandissima potenza. È però un romanzo anche molto crudo e brutale, dunque non lo consiglio ai lettori più sensibili, anche perché le scene anche più cruente vengono descritte in modo molto minuzioso, grafico si direbbe adesso, e quindi appunto. Se avete lettori dallo stomaco non particolarmente forti, ecco, non ve lo consiglio, anche perché ci sono scene di grandissima violenza, ma anche scene proprio rivoltanti, proprio stomachevoli, quindi andateci cauti. È un romanzo però, anche per questo motivo, di grandissimo impatto, di grandissima efficacia e una potentissima metafora che affronta tematiche legate all'ambientalismo e al femminismo. Infatti questo romanzo racconta dello sfruttamento che l'essere umano fa dell'ambiente, dell'industria della carne, della violenza sistematica che viene perpetuata ai danni degli animali proprio a causa di questo tipo di produzione, del tipo di richiesta che ha il mercato, e anche della condizione femminile all'interno della società, che viene appunto equiparata a quello delle bestie al macello. Questo perché all'interno di questo romanzo, vi dicevo, una distopia, esistono queste entità che vengono chiamate sirene, che sono state recentemente scoperte nell'oceano. Sono delle creature marine in tutto e per tutto, anche il modo in cui si comportano sono effettivamente degli animali, però hanno delle sembianze lievemente antropomorfe. Di conseguenza, questi animali vengono da una parte sfruttati all'interno dell'industria della carne, per cui la carne di sirena, il sushi di sirena in particolare, è pregiatissimo, nonostante sia illegale. Dall'altra, queste sirene vengono anche sfruttate all'interno del mercato sessuale, quindi vengono anche costrette in qualche modo a prostituirsi, perché anche qui diventano oggetto delle perversioni di coloro che se lo possono permettere, ovviamente. E il protagonista della storia, che è uno dei personaggi più spregevoli, ma in realtà tutti i personaggi all'interno di questa storia, tranne le sirene, sono spregevoli, lavora proprio all'interno di un macello di sirene. Per questo vi dicevo che ci sono scene molto cruente e anche molto disgustose, perché questo processo di macellazione viene descritto nei minimi dettagli. Come vi dicevo, è un romanzo che porta con sé tutta una serie di
tematiche molto molto forti, ma anche di grandissima attualità. Quindi ve lo consiglio molto, veramente molto molto bello. Potevano essere approfonditi di più alcuni aspetti, senza dubbio, però già così è un romanzo di grandissimo impatto e che sicuramente vi farà riflettere a lungo, quindi ve lo consiglio. Rimaniamo sui romanzi brevi ma di grandissimo impatto e con anche elementi di grande crudezza e elementi anche quasi disgustosi, perché vi parlo di un romanzo che ho letto veramente da poco. Infatti non l'ho ancora del tutto digerito, ce cioè devo riflettere ancora un po', ma già mi sento di consigliarvelo perché è una delle letture più assurde che io abbia mai fatto. Veramente è un qualcosa di fuori dal comune e difficilmente troverete qualcosa di simile in circolazione. Sto parlando della carne di Emma Glass. Qui ho anche il cartaceo, trovate anche l'audiolibro su Audible, come anche di Sirene. Allora, è difficile parlare di questo libro perché tutte le volte che provo a parlare della trama mi sembra una roba ridicola, ma in realtà è tutto voluto. Ecco, inserire un filone di trama così pesante, perché questo romanzo parla di violenza sessuale e di stalking, ma in un contesto quasi ridicolo, perché siamo in un mondo in cui i personaggi sono fatti di cibo, o comunque di elementi naturali, per cui la protagonista è una ragazza, però dalle sembianze di una pesca, quindi ha tutte le caratteristiche tipiche di una pesca. Suo fidanzato è una sorta di albero perché ha dei tratti vegetali, ha dei rami, ha della corteccia. Uno dei suoi insegnanti è un budino e il suo fratellino è una gelatina, quindi capite bene che il contesto è veramente molto assurdo e a tratti ridicolo, perché questi personaggi sono condizionati dalle loro sembianze, per cui il professore budino non riesce a stare fermo perché cola da tutte le parti, il fratellino gelatina deve essere tenuto lontano dal calore o non deve essere stretto troppo a lungo perché altrimenti si scioglie e poi è un disastro. Quindi sembra ridicolo, ma in realtà assume dei tratti grotteschi, perché quello di cui parla il romanzo è appunto la violenza sessuale, perché la protagonista Peach, la nostra pesca, viene violentata proprio all'inizio della storia da un uomo fatto di salsicce. Quindi il romanzo è una analisi dello stato d'animo della protagonista, del suo affrontare questo trauma che ha subito, trauma che si manifesta anche a livello fisico. Dunque c'è un contrasto molto forte tra il contesto quasi da cartone animato per bambini, e invece il tessuto tematico che è di grandissimo impatto, con anche scene, come vi dicevo, estremamente forti e anche disgustose, che fanno veramente rivoltare lo stomaco in certi per certi aspetti. Infatti, anche questo non lo consiglio ai lettori più sensibili perché è dura. L'autrice ha affermato che con questo romanzo non intendeva tanto raccontare una storia quanto trasmettere delle sensazioni, e in effetti si percepisce all'interno del romanzo perché la storia non c'è, cioè non c'è un intreccio particolarmente significativo, ma è un romanzo che punta molto sull'impressionare il lettore e sul condizionare il suo stato d'animo, se così vogliamo. Devo ancora decidere se mi è piaciuto del tutto, però io intanto ve lo consiglio perché è sicuramente una lettura particolarissima e fuori dal comune. Sbarchiamo su lidi più sereni con il prossimo titolo, ovvero Flash, una biografia di Virginia Woolf. Anche questo purtroppo non lo possiedo in cartaceo, ma mi piacerebbe recuperarlo. L'ho letto in ebook alcuni anni fa, per l'università. È un romanzo minore di Virginia Woolf, ma è una lettura veramente valida per quanto breve. Sicuramente un'atmosfera più serena rispetto ai due romanzi precedenti, perché qui si racconta la biografia di un cane, Flash, che è un cocker spaniel appartenuto alla poetessa Elizabeth Browning.
In realtà, ovviamente, tutta la vicenda è un pretesto per raccontare la vita di Elizabeth Browning, una donna veramente straordinaria che, oltre ad essere una poetessa di grande fama, nonostante in Italia forse non sia così conosciuta, era anche una donna veramente molto coraggiosa e di grandissima forza d'animo. Infatti, lei è sempre stata molto cagionevole di salute, è stata costretta a letto per gran parte della propria vita e della propria giovinezza. Nonostante questo, dimostra un carattere molto forte, dimostra grande fermezza nel momento in cui si devono prendere decisioni importanti, nel momento in cui si devono affrontare anche situazioni pericolose. Ad esempio, all'interno del romanzo, a un certo punto il povero Flash viene rapito, abitudine che era evento che era abbastanza comune all'epoca per i poveri cagnolini che appartenevano a proprietari ricchi, proprietari aristocratici o borghesi, appunto per chiedere loro il riscatto. E Elizabeth, nonostante nessun altro abbia il coraggio di andare a affrontare questi rapitori, e nonostante lei sia appunto cagionevole di salute, quindi anche molto debole fisicamente, si arma di coraggio e va a recuperare il povero Flash. Là il racconto poi si sposta dall'Inghilterra a Firenze, all'Italia, perché appunto Elizabeth, sposando il poeta Browning, prendendo poi il suo cognome, si trasferisce con lui a Firenze. È un romanzo veramente molto piacevole da leggere e in cui l'autrice Virginia Woolf, grandissima autrice della letteratura, mostra tutta la sua maestria nel riuscire ad immedesimarsi all'interno del punto di vista di un cane. Un cane che ovviamente per sua natura percepisce prima di ogni altra cosa i suoni e gli odori e che quindi fa continuamente un confronto fra, ad esempio, l'Inghilterra e l'Italia proprio attraverso i suoi sensi privilegiati, ovvero l'olfatto e l'udito piuttosto che la vista, perché come sapete i cani non hanno una vista particolarmente forte, ma hanno un olfatto potentissimo. E dunque il punto di vista di Flash sull'atmosfera circostante, ma anche sulla sua padrona, è sempre filtrato attraverso gli occhi di un cane chiaramente antropomorfizzato, perché non potrebbe essere altrimenti, ma che mantiene tutte le sue caratteristiche canine. Quindi ve lo consiglio veramente tanto perché è un romanzo veramente molto ben scritto, solo una grande autrice come Virginia Woolf potrebbe fare, non banale e anche però molto piacevole e sereno da leggere. L'ultimo romanzo di cui vi parlo lo potete trovare anche gratuito, disponibile online. È un romanzo appartenente alla letteratura italiana di primo Novecento, i diritti sono scaduti, dunque lo potete scaricare tranquillamente online, ma magari se me lo ricordo vi metto anche un link qui sotto dove potete scaricarlo in ebook. Io ho fatto così, ma lo trovate anche disponibile in cartaceo, ce ne sono varie edizioni. È un classico della letteratura italiana un po' dimenticato e che potremmo assimilare per la tipologia di storia e l'epoca in cui è stato pubblicato a Una donna di Sibilla Aleramo. Qui però il contesto è completamente diverso perché se Una donna è ambientato all'interno di una classe sociale piuttosto elevata perché siamo all'interno della media borghesia, invece la protagonista di questo romanzo che si chiama Maria Zef e il titolo del romanzo è proprio Maria Zef, appartiene invece a una classe molto povera. L'autrice del romanzo è Paola Drigo, autrice friulana che ambienta questo romanzo proprio a cavallo tra Friuli e Veneto e Trentino, insomma, sulle montagne. Dunque, i protagonisti di questo romanzo, in particolare Maria, ma tutti gli altri personaggi che vediamo all'interno della storia, sono molto poveri, vivono delle vite miserevoli e all'interno del romanzo si mostra quanto sia dura e complicata la vita in alta montagna, con scarsità di cibo e totale isolamento dai centri abitati più vicini. Questo perché Maria Zef è una giovane ragazza che vive con la madre e la sorellina, ma anche lo zio, in una baita in alta montagna. E durante il periodo estivo, quindi quando non c'è la neve, lei, la madre e la sorellina viaggiano attraverso i vari paesi vendendo
candele e altri oggetti simili con un carretto. All'inizio della storia, però, la madre, che è già molto malata, muore e quindi Maria Zef e la sorellina si ritrovano affidate alle cure dello zio, che però non è proprio una personcina raccomandabile, diciamo così. Il romanzo, infatti, racconta la vicenda di abusi che Maria subisce, ma racconta anche, come dire, la spensieratezza di questa ragazza che, pur nelle difficoltà economiche che è costretta a vivere, è tipica della sua età giovanile, che viene completamente spezzata nel momento in cui subisce violenza. La sua spensieratezza giovanile dunque si trasforma in dolore e in terrore per la sua sorte e per la sorte anche della sorellina. Maria Zef sarà costretta a prendere delle decisioni molto, come dire, forti, e il romanzo è di grandissima efficacia e potenza. È un romanzo che ha uno stile di scrittura da classico, quindi aspettatevi quel tipo di prosa lì, molto raffinata, insomma uno stile un po' antiquato, se così vogliamo, ma non per questo meno efficace, anzi è un romanzo che si legge in un soffio, perché la storia raccontata è, nonostante sia ambientata diversi decenni fa in un ambiente molto specifico, mantiene comunque dei tratti di grande attualità. Bene, il video finisce qui. Fatemi sapere se avete letto questi libri, se un po' vi ho incuriosito, quali sono i vostri libri brevi preferiti. Scambiamoci come al solito un po' di consigli qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e noi ci vediamo nel prossimo video.